Il necessario per la ricetta di oggi è delle fragole congelate, della panna congelata, dello zucchero, del latte. E l'aiuto in cucina è il nostro frullatore. Partiamo con la ricetta. Queste sono le fragole che utilizziamo per fare il nostro gelato. Io ho preso 8-9 fragole grosse. Adesso aprirò la scatola della panna e verserò anche quella. Poi le mischierò insieme ed eventualmente, se la panna non ha già dello zucchero e le fragole non sono troppo dolci, eventualmente ci aggiungo il mio zucchero. Io uso lo zucchero di canna, ma voi potete usare anche quello normale. Per rendere più denso il gelato, se pensate che sia troppo duro, si può aggiungere un po' di latte. Io uso quello parzialmente scremato, ma sarebbe meglio quello intero. E se non avete la panna congelata, potete usare il latte. Lo versate dentro agli stampi per il ghiaccio, lo lasciate congelare e usate quello al posto della panna. Adesso vado a frullare il tutto. Ho inserito anche la panna insieme alle fragole e adesso frullo. Mettiamo velocità. Incominciamo con un 4. Se non funziona, faccio con un 6. E poi passo la velocità più bassa per non scongelare il tutto. Parto. Dopo 2-3 minuti di aver frullato il tutto, il nostro gelato è pronto. Adesso lo versiamo sulla tazza e lo diamo ai nostri bambini.